Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti nel mio canale. Sono Daniele, sono un e-commerce manager e ti parlo di dropshipping su marketplace, ma anche di finanza personale. E oggi andiamo a parlare di Amazon dropshipping, un argomento che ho trattato in passato e che poi non abbiamo più approfondito, e voglio parlare con te di tutto quello che devi sapere prima di iniziare a fare dropshipping su Amazon. Quindi resta con me. Ragazzi, bentornati, benvenuti se siete nuovi, piacere Daniele, piacere di conoscervi. Oggi andiamo ad affrontare un argomento molto interessante, anche perché me l'avete chiesto più volte in privato, via email, ho visto un po' i vostri commenti, ancora commentate nei vecchi video di Amazon, quindi perché no? Andiamo ad approfondire un attimo l'argomento del dropshipping su Amazon. Se sei nuovo, cosa significa fare dropshipping? Significa vendere in un qualsiasi canale di vendita, Shopify, Amazon, che poi tra parentesi Shopify significa il tuo sito proprietario, o Amazon o eBay, di cui sono molto esperto, troverai molto contenuto su eBay nel mio canale, Facebook, eccetera, eccetera, utilizzando un rivenditore o un fornitore terzo che spedisce la merce per te direttamente al tuo cliente, così abbatti i costi di magazzino e abbatti gli investimenti iniziali. Perché oggi parliamo di Amazon? Ragazzi, vabbè, allora, insomma, Amazon è il e-commerce più grande al mondo, al momento, quindi è ovvio che è pieno di opportunità e girano molti soldi, e credo che c'è molta gente che girano molti soldi, quindi è molto interessante capire come fare il dropshipping su Amazon. Oggi voglio un attimo parlare con te di tutti i punti che devi sapere per iniziare a fare dropshipping su Amazon, perché a differenza di altre piattaforme, Amazon è molto complesso, essendo l'e-commerce più grande al mondo, ha un sistema antifrode, ha dei paletti, ha delle barriere molto rigide per assicurarsi che i venditori abbiano determinati standard. Quindi andiamo ad analizzare un attimo un po' di punti che reputo tu debba sapere prima di avventurarti su Amazon. Prima di tutto però metti mi piace, iscriviti al mio canale, così mi aiuterai a crescere. Stiamo diventando davvero tanti, grazie a tutti. Riguardo Amazon, la prima cosa da sapere, primo punto, è che devi avere la partita IVA, o comunque devi avere un'entità registrata italiana o all'estero, se vendi in Europa o comunque in Unione Europea, per registrarti come venditore su Amazon. Questo è un requisito fondamentale. Se vuoi vendere come privato, puoi farlo. Amazon accetta venditori privati, ma sappi che non appena l'algoritmo scoprirà che in realtà non sei un privato, ma stai vendendo come professionista, quindi l'algoritmo si basa su diversi punti, come ad esempio tipo di merce, quantità di merce, quantità di turnover, parentesi, soldi generati dalle vendite, turnover è questo. Ti costringerà a fare l'upgrade a essere un venditore professionista. Quindi questo non è un paletto, non è una cosa limitante, perché comunque un'entità devi averla se vuoi vendere online, però è una cosa che devi sapere, una cosa che mi avete chiesto in molti. La seconda cosa che reputo che tu debba sapere su Amazon è che per vendere su Amazon, a differenza di eBay, non hai i singoli annunci, ma Amazon funziona a catalogo. Significa che se tu hai queste cuffie, va bene? Queste Beats, essendoci già su Amazon, tu non puoi creare un annuncio solo per queste Beats, ma devi inserire queste Beats all'interno dell'annuncio già esistente con lo stesso UPC o lo stesso EAN in Europa, che sarebbe il codice a barre, in modo che andrà tutto su quel catalogo. In questo modo tutti i venditori avranno la stessa pagina prodotto. E ora tu ti stai chiedendo: ok, e allora come faccio a far comprare la merce ai clienti? Innanzitutto abbattendo i costi di spedizione, abbattendo essendo competitivi nel prezzo. Poi c'è una cosa su Amazon, si chiama Winter Bottom, vinci il bottone, che sarebbe il bottone compralo subito, che Amazon a girare mette tutti i venditori nella prima pagina, diciamo, che è quella dove l'acquirente finisce e fa clicca, perché ovviamente essendo il bottone, quando fai compra subito, essendo il bottone visibile agli acquirenti, è il metodo che ti converte di più ed è quello che a cui devi aspirare se vendi su Amazon. Come si ottiene questo bottone? Si ottiene sia con la fiducia di Amazon, quindi avendo un ottimo account venditore, avendo delle ottime metriche, sia avendo il prezzo più basso. Questa è la variabile
più facile da gestire per vincere il bottone. Quindi quando andrai nel seller panel di Amazon avrai una metrica che si chiama Win the Button e ti dirà quella percentuale di volte che hai avuto il bottone. Puoi anche avere il bottone se tutti gli altri vanno fuori stock, quindi se il tuo competitor va fuori stock, e questo è quello che devi puntare. Un'altra cosa da sapere su Amazon, se vuoi iniziare a fare dropshipping su Amazon, è che Amazon ha rigidissime metriche di controllo qualità. Significa che se fai spedizione dalla Cina da Amazon devi stare molto attento alle disattivazioni e alle sospensioni dell'account, perché Amazon ti controlla l'account in modo molto severo, ancora di più rispetto a eBay. Quindi, se per esempio spedisci dalla Cina e i tuoi articoli arrivano sempre in ritardo, arrivano senza tracking numbers, o le persone ti aprono contestazioni, Amazon ti sospenderà l'account. Dovrai fare un appello di ripristino account, che ragazzi è una cosa, come dire, frustrante al massimo. Vi consiglio di non passare in questa fase perché recuperare l'account diventa molto difficile. E dovrete poi probabilmente dedicarvi a valervi di servizi terzi di appello per recuperare l'account. Tra l'altro, noi ci occupiamo di questo. Se siete interessati, se vendete su Amazon e siete stati sospesi o verrete sospesi, potete sempre contattarmi. Potete scrivere a youtube@pooorganization.com. Trovate i dettagli in descrizione per contattarmi. Questo è un altro problema di Amazon, quindi dovete utilizzare merce di qualità, dovete essere sicuri che utilizzate merce di qualità, dovete avere oggetti tracciabili, anche perché esiste su Amazon una cosa che si chiama garanzia AZ, cioè che i venditori, gli acquirenti possono aprire questa contestazione AZ e al 90% Amazon darà ragione agli acquirenti, specialmente se non avete i tracking numbers, la ragione gliela darà al 100%. Questa è una cosa che dovete sapere. Un'altra cosa fondamentale, ragazzi, da sapere sul dropshipping su Amazon è che dovete avere capitale. Amazon non è come eBay, non vi paga ogni giorno, non vi paga ogni settimana, Amazon vi paga ogni 21 giorni, più o meno. Pagandovi ogni 21 giorni, tra l'altro, vi mette anche una rolling reserve, che sarebbe una riserva monetaria sul vostro account per coprire eventuali contestazioni e altro. Significa che una percentuale di tutte le vostre vendite rimarrà nel conto bancario di Amazon e che le sbloccherà progressivamente nei giorni. Questo cosa significa? Significa che se voi volete vendere 10.000 euro al mese di merce su Amazon, che pagate 8.000 euro, dovete avere 8.000 euro da anticipare. Anche se lavorate in dropshipping. Quindi, ragazzi, spariamo questo mito che per il dropshipping non serve capitale. Capitale serve, poi in base ai canali di vendita, in base alle strategie, serve di più, serve di meno. Per esempio, se volete fare dropshipping su eBay, andate a vedere i miei video, andate a vedere dropshipping.com, il capitale è molto più ristretto, ma serve anche lì. Se volete vendere su Amazon, vi serve capitale di migliaia di euro, almeno per fare le cose seriamente. Se poi volete vendere 20-30 euro di merce al giorno, diciamo che va bene, ma qua stiamo parlando di avviare determinate attività, di avviare determinate entità, quindi immagino che tu che mi stai guardando aspiri a fare determinati numeri. Questa è un'altra cosa importante, quindi, da tenere in considerazione quando inizi a fare dropshipping su Amazon. Un'altra cosa da tenere in considerazione su Amazon, fatemi pensare, quindi abbiamo parlato delle le metriche rigidissime, ovviamente dovete tenere sempre sott'occhio. Un'altra cosa importante è che dovete sapere che su Amazon esiste una pratica un po' disonesta fatta dagli altri venditori. Cosa significa? Significa che se voi state vendendo questo telefono e ci sono altri venditori che vendono questo telefono, questo soprattutto viene fatto dai cinesi, quello che faranno sarà comprare 50 unità di questo telefono e lasciarvi 50 feedback negativi o aprirvi 50 contestazioni. Perché? Perché poi in questa pratica causeranno la sospensione del tuo account venditore e ciao, non puoi vendere più e ti mettono fuori pista. So che non è una cosa bella, ma è una cosa che si fa, quindi ovviamente ho promesso di dirti tutte le cose che devi sapere per fare dropshipping su Amazon, e questo è molto importante da sapere. Quindi, se vendete su Amazon e vi arrivano ordini strani come 50 unità dello stesso articolo allo stesso indirizzo, fate attenzione perché può trattarsi di questo problema, contattate il supporto Amazon.
Probabilmente, forse troveranno un modo per aiutarvi prima che succeda qualcosa di strano. Questo è un altro modo. Un'altra cosa che dovete sapere sul dropshipping su Amazon, Europa, questo non vale per l'Amazon americano, è che c'è ancora poca automatizzazione. Ci sono pochi software sviluppati per il dropshipping su Amazon in Europa. In USA ci sono molti, molti più software perché si fa da molto più tempo. Quindi, cosa implica questo? Implica che sarà molto più duro trovare dei software che possono aiutarvi, delle integrazioni che possono aiutarvi a monitorare i prezzi degli stock, a monitorare un po' la situazione fra fornitore e canale di vendita che sarebbe Amazon, oppure processare gli ordini. Diventa un po' più complesso, ci vuole più lavoro manuale e quindi dovete tenere in considerazione tutta questa storia. In America ci sono molti più software, ci sono una realtà diversa, però è anche vero che in America c'è molta più concorrenza anche in dropshipping, ma potete fare davvero bei numeri. Parliamo ragazzi che io vi parlo di dropshipping su Amazon, ma se voi non avete come goal, come obiettivo di arrivare a fare almeno 50, 70, 80 mila euro slash dollari di vendita a mese, lasciate stare. Questo è il mio obiettivo. Chi mi parla, a volte voi mi contattate o mi scrivete, mi parlate, il vostro obiettivo sono 500, 600 al mese. No ragazzi, io quando vi parlo, io metto cioè, sottintendo che il tuo obiettivo sia scalare e fare soldi, perché è inutile che poi stiamo qui a fare investimenti. Se devi fare un investimento, ovviamente devi avere l'obiettivo di scalare il più possibile, quindi arrivare a cifre più o meno importanti. Questi quattro punti, ragazzi, penso che siano le cose fondamentali da sapere prima di iniziare a fare dropshipping su Amazon, dettate dalla mia esperienza e dalla mia conoscenza. Ovviamente ce ne sono molte altre. Faremo magari altri video. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa l'argomento Amazon. Io l'ho trattato in passato, poi l'ho lasciato un po' stare, ma credo, sono quasi sicuro che sia un argomento che vi interessa a molti. Quindi magari mi scrivete nei commenti, posso fare altri video che riguardano Amazon. Per il resto, ricordati di iscriverti, mettere like, perché trattiamo davvero molti argomenti riguardanti al dropshipping in questo canale, ma non solo. Arriveranno molte novità non legate al dropshipping, ma legate sempre al metodo di fare soldi. Quindi, cosa aspetti? Iscriviti. Ciao, alla prossima!